Andrò via. Domani andrò via. Che vedo, Mirandolina? Che cosa vuole da me? Ho un foglio in mano, mi porterà il conto. Ma che cosa ho da fare? Ma mi conviene soffrire quest'ultimo assalto. Già da qui a 2 ore io parto. Che c'è, Mirandolina? Mi perdoni. Lì davanti. Ha domandato il suo conto, io l'ho servita. Date qui. Ecco. Ma che avete, piangete? Oh, niente, signore, mi è andato del fumo negli occhi. Del fumo negli occhi? E basta, quando importa il conto? 20 pound. In 4 giorni un trattamento sì generoso, 20 pound. Quello è il suo conto. I due piatti particolari che mi avete dato questa mattina non ci sono nel conto. Mi perdoni, signore, ma quel che io dono non lo metto in conto. Non li avete voi regalati? Perdoni la libertà e li gradisca per un atto di... Ma che avete? Non vado via. Oh, su. Tenete. Queste sono due doppie. Godete per amor mio e compagnia. Mirandolina. Ahimè. Mirandolina. Ma è svenuta. Che fosse innamorata di me. Ma così presto. Perché no? Non sono io innamorato di lei? Cara Mirandolina. Io, cara donna donna! Ma sei svenuta per me? Come tu sei bella. Avessi qualche cosa per farla rivenire. Io che non pratico le donne, non ho spiriti, non ho ampolle. Ma chi viene di là? Non viene nessuno! Presto. Andrò io. Poverina, che tu sia benedetta! Ora poi l'è caduta affatto. Molte sono le nostre armi con le quali si vincono gli uomini, ma quando sono ostinati, il colpo di riserva sicurissimo è uno sperimento. Tu, torna, torna! Eccomi, cara, eccomi! Oh, non è ancora rivenuta. Questa è mia, ma certamente. Animo, animo, sono qui, cara. Sono qui. Non partirò più per ora. Ecco il casco. Vai via. E le valigie? Vai via, che tu sia maledetta. Mirandolina! Vai via, che ti rompo la testa. Vai! Non è ancora rivenuta. La fronte le suda. Via, cara Mirandolina. Fatevi coraggio, apriti gli occhi, parlatemi con libertà. Cavaliere! Oh, amico! Mirandolina! Oh, me! Io l'ho fatta rinvenire! Io! Me ne rallegro, signor cavaliere. Bravo, bravo quel signore che non deve vedere le donne. Che impertinenza! Vi siete innamorati! Quanto diavolo, quanto siete? Il cavaliere è diventato di questo affronto voglio soddisfazione! L'impresa è fatta! Il di lui cuore in fuoco, in fiamme, in cielo. Ecco la mia vittoria, che si renda pubblico il mio trionfo, a scorno degli uomini presuntuosi e ad onore del nostro sesso. Asciughi del tutto, la voglio stirare. Ehi, Fabrizio! Sì,
Signora? Fatemi un piacere, portatemi il ferro caldo. Signora, sì. Scusatemi se do a voi questo disturbo. Finché io mangio il vostro pane, sono obbligato a servirvi. Fermatevi! Sentite, non siete obbligato a servirmi in queste cose, ma so che per me lo fate volentieri ed io... Basta, non dico altro. Per me io vi porterei l'acqua con le orecchie, ma vedo che tutto è gettato via. Perché gettato via? Sono forse un'ingrata? Voi non degnate i poveri uomini, vi piace troppo la nobiltà. Povero pazzo, ma se ne potessi dir tutto! Via, via, andatemi a pigliare il ferro. Ma se ho veduto io con questi miei occhi! Basta, almeno Charlie, portatevi il ferro! Sì, vado, vado, vi servirò, ma per poco. Con questi uomini, più che loro si vuol bene, più che si fa peggio. Che cosa avete detto? Oh, via, me lo portate questo ferro, sì o no? Sì, ve lo porto. Non so niente, ora la mi tira su, ora la mi butta giù. Non so niente. Povero sciocco, mi ha da servire a suo marcio dispetto. Mi par di ridere, a far che gli uomini facciano a modo mio. E quel caro signor cavaliere, che era tanto nemico delle donne, ora, se volessi, sarei padrona di fargli fare qualunque bestialità. Signora Mirandolina. Che c'è, amico? Il mio padrone la reverisce e manda a vedere come sta. Ditegli che sto benissimo. Dice così, beve un poco di questo spirito di melissa, che le farà assai bene. Le d'oro questa boccetta? Sì, signora, d'oro, lo so di sicuro. E perché non mi ha dato questo spirito di melissa quando mi è venuto quell'orribile svenimento? Allora, questa boccetta egli non l'aveva. Ridete. Rido perché mi manda il medicamento dopo che sono guarita dal male. Sarà buona per un'altra volta. Tenete e ringraziatelo. No, 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 la boccetta è vostra. Come mia? Sì, il mio padrone l'ha comprata apposta. Apposta per me? Sì, sì, apposta per voi, ma... Zitto. Portategli la sua boccetta e ditegli che lo ringrazio. Ma gli volete fare questo affronto? Avanti, meno Charlie, fate il vostro dovere. Non ho coraltro, glielo porterò. Senti che donna, rifiuta un regalo che vale 12 zecchini. Una cosa simile non l'ho più sentita. L'è cotto, stracotto e biscottato. Ma siccome quel che ho fatto con lui non l'ho fatto per interesse, voglio che egli confessi la forza delle donne senza poter dire che sono interessate e benate. Ecco qui il ferro. Oh, è ben caldo? Sì, signora, è caldo, così fossi abbruciato. Ma che piedi, uomo! Questo signor cavaliere manda le ambasciate, manda i regali. Il servitore me l'ha detto. E signor sì, mi ha mandato una boccettina d'oro ed io gliel'ho rimandata indietro. Voi gliel'avete rimandata indietro? Sì, domandatela al servitore medesimo. E perché gliel'avete rimandata indietro? Perché Fabrizio, non dica, orsù, non parliamo altro. Oh, cara Mirandolina, compatitemi. Via, andate, lasciatemi stirare. Sì, vado, credetemi che se parlo... Non dite altro, oh! Se mi fate venire la rabbia. Sto cheto. Oh, ella è una testolina bizzarra, ma le voglio bene. Although in Goldoni's place there is a plethora of female roles, Mirandolina is in essence the first major woman protagonist in the history of Italian theatre. Her role focuses on a study of womanhood, women's character attributes and the resurgence of a middle merchant class that challenges the social monarchical order. In this society, the nobility lived off the fat of the land and the nobles in general are portrayed as being in a state of perpetual corruption and pretentious expectations born out of their arrogance and self-centeredness. This program proudly sponsored by Insegna International Languages Bookshop.